Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gali, questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete appena letto al titolo, hai visto la copertina? Oggi sono appunto qui per finalmente, o per sfortuna, a registrare il primo video back to school dell'anno. So che siamo ancora ad agosto, cioè in realtà non so se questo video uscirà ad agosto o settembre. In particolare lo sto registrando oggi, che è il 26 agosto. Però mi sono resa conto che in realtà l'anno scorso i video back to school sono iniziati già molto prima. Quindi ho detto, vabbè dai, iniziamo a portare questa serie di video, direi che è arrivato il momento. In particolare so che appunto molti di voi che mi seguite a settembre dovrete sicuramente affrontare il primo giorno di scuola, o di scuola media, o appunto di scuola superiore. Quindi appunto ho deciso di scrivere una lista di consigli che appunto vi voglio dare, ma che in realtà sono per qualsiasi anno di scuola che voi dovete appunto frequentare a settembre. Per la prima volta che capitate sul mio video, io sono Gaia, ho 16 anni e praticamente a settembre dovrei frequentare il terzo anno di liceo scientifico e scienze applicate, che per chi appunto non conoscesse è un indirizzo che praticamente è uguale allo scientifico tradizionale, soltanto che al posto del latino c'è l'informatica, che reputo una materia molto più utile e soprattutto interessante. Bene, detto ciò, che possiamo ufficialmente iniziare. E poi in realtà mi sa che questo video l'ho già portato l'anno scorso, non mi ricordo con precisione, però vabbè, ho deciso di riportare perché magari c'è gente nuova che si è iscritta e che l'anno scorso non mi seguiva, quindi questo video può far essere utile, e quindi niente, eccomi qua. Ora, praticamente il primo consiglio che vi voglio dare è l'occorrente da portare. Infatti c'è chi appunto il primo giorno di scuola non porta assolutamente niente. Io non ho mai capito questa cosa, cioè come fate ad andare a scuola senza niente, cioè letteralmente senza neanche una penna tra un po'. Allora, io vi consiglio principalmente appunto di portare il vostro astuccio, ma dopo ci arriveremo a cosa mettere anche nell'astuccio, anche perché ci voglio fare assolutamente un video dedicato. E poi di mettere appunto qualche quaderno, in particolare o potete mettere un quaderno in generale di quelli tipo dove si strappano i fogli. Io dall'anno scorso porto quello perché è molto più comodo rispetto a portare più quaderni. Però in alternativa vi consiglio sempre di avere dietro un quaderno a righe e un quaderno a quadretti, dato che ci sono alcuni professori che sicuramente già vi faranno iniziare a scrivere sul quaderno. Questo è poco ma sicuro, sia alle medie che alle superiori. Quindi appunto, se ne avete qualcuno dello zaino è sicuramente meglio, dato che potete andare a scrivere direttamente sul quaderno senza prendere appunti e poi ricopiarli, che è una sbatta incredibile. Per quanto riguarda l'astuccio, in realtà, come già appunto spiegato, ci voglio fare un video dedicato. Però per il primo giorno di scuola non serve portare in realtà niente di che, cioè vi basta in realtà anche solo una penna. Però se proprio volete portare l'astuccio, vi consiglio di metterci semplicemente una penna blu nera in base a quella che usate, una penna rossa, una matita e, se proprio volete, in aggiunta qualche evidenziatore. E inoltre, una cosa che metto sempre nello zaino, però in realtà al giorno d'oggi non la compra quasi più nessuno, è il diario. Purtroppo adesso appunto si scrive tutto sul registro elettronico, ma nonostante ciò io aspetto il periodo back to school soltanto per comprare il mio diario BU e decorarlo, perché è tipo la mia cosa preferita di sempre. E quindi niente, io ci metto sempre anche il diario perché può essere utile, soprattutto infatti per il primo giorno di una nuova scuola può essere appunto utile per segnare tutto ciò che appunto i professori vi dicono, ma a quello ci arriviamo dopo. Il terzo consiglio che appunto vi voglio dare in realtà riguarda l'outfit. Sono una persona a cui sinceramente non cambia nulla, cioè letteralmente io penso che la mattina del primo giorno di scuola mi alzerò e prenderò un pantalone lungo, una maglietta e andrò a scuola, perché mi sembra una cosa molto inutile. Però so che c'è gente appunto a cui interessa, e che se è una cosa che non concepisco, so che appunto c'è gente a cui piace prepararselo magari un mese, due mesi prima. Quindi niente, arrivati a questo punto io direi che se siete questo tipo di persone che non comprendo, di iniziare anche appunto a preoccuparvi di questo, perché se vi aiuta a stare più tranquilli, secondo me è una cosa abbastanza utile. Passiamo adesso al quarto punto, che è molto più importante, ossia fare una buona impressione. Secondo me questa è la regola più importante per il primo giorno di scuola. Infatti io vi consiglio, diciamo, almeno per il primo giorno di scuola, ma in realtà dovreste, diciamo, farlo tutto l'anno, di essere abbastanza tranquilli, bravi, di non fare casino, insomma, in modo che appunto i professori si facciano una buona idea di voi. Se partite col piede sbagliato, iniziate a litigare già con tutti i prof, il vostro cammino durante l'anno sarà molto lungo e travagliato e complicato, perché vi prenderanno tutti in antipatia. E bella storia. Insomma, appunto, una cosa molto importante, soprattutto per il primo giorno di scuola, è magari non mettersi subito a chiacchierare tutto il giorno, tutto il tempo, in ogni singolo momento, secondo, di mettersi a girarsi avanti, dietro, eccetera, eccetera. Anche appunto per quanto riguarda i posti, io sono dell'opinione che stare dietro, in fondo, non servirà mai a nulla, perché uno, non sentite, due,
cioè, ok, bello, non mi vede nessuno, ma il problema è che se i professori non vi vedono, voi non vedete loro, e quindi magari nelle spiegazioni siete sempre indietro, non capite, dovete copiare dal compagno a fianco ed è un disastro. E quindi secondo me, appunto, almeno per i primi giorni di scuola vi conviene mettervi magari non in prima fila, però ad esempio noi che siamo una piccola classe, abbiamo 3 file, io sono solita mettermi sempre in quella in mezzo, anche perché stai tranquilli e sereni, che è sempre legato a questo, appunto, questo concetto di fare una buona impressione. Una volta che i professori capiranno che voi siete delle brave persone che ascoltate, state attente e non hanno bisogno di tenervi sotto controllo, saranno proprio loro a spostarvi in ultima fila. Infatti la sottoscritta è sempre l'ultima fila, perché appunto non faccio casino, studio, faccio tutto quello che c'è da fare, e quindi appunto non hanno bisogno di tenermi davanti, ma posso stare tranquillamente dietro e chillarmela. Per quanto riguarda invece appunto i compagni di classe, io non so bene che consigli darvi, perché il mio è stato un caso un po' particolare in realtà, e praticamente quasi tutta la mia classe alle medie me la sono ritrovata anche nella classe alle superiori, cioè praticamente conoscevo già quasi tutti. Era davvero poca la gente che non conoscevo, comunque c'era anche gente che conoscevo dalle elementari, cioè erano davvero poche le facce che non ho mai visto. Però so che appunto in molti casi, magari soprattutto anche per chi va a scuole lontane, chi non ha la fortuna come me di avere la scuola vicino casa, so che spesso si ritrova invece con persone che non ha mai visto, con cui non ha mai parlato, e quindi si deve ritrovare a fare amicizia. Il consiglio che vi voglio dare principalmente è quello di essere aperti appunto a fare nuove amicizie e di non chiudervi, perché altrimenti sarà molto complicato poi fare amicizia una volta che si sono formati già tutti i vari gruppetti. Quindi io vi consiglio appunto subito di cominciare a chiacchierare, anche magari chiedere una penna, qualcosa, in modo così che è tutto più semplice. Inoltre, se siete in una nuova scuola, ma questo vale un po' sempre, cioè ma se quando vi cambiano i professori, io vi consiglio sempre di segnarvi il nome dei professori, perché secondo me è una cosa molto utile anche appunto per le varie comunicazioni che possono servire. Secondo me è utile imparare i nomi dei professori già da subito. Cioè io mi ricordo che il primo giorno di medie, penso di avercene ancora adesso, c'è un quaderno scritto di tutti i nomi dei professori, anche sbagliati, perché ovviamente arrivavano, te lo dicevano un attimo, ma non è che lo ripetevano. Però insomma, sapere come riferirsi a loro, come, diciamo, che professori sono, secondo me è una cosa molto utile. Quindi vi consiglio subito di prendere il vostro diario, ecco appunto, e sulla prima pagina, magari quelle che sono vuote, di scriverci i nomi dei professori. E quindi questo, l'ultimo consiglio è appunto quello di scrivere sempre sul vostro diario tutte le cose che vi diranno sicuramente di comprare. Infatti soprattutto alle scuole medie, ma anche alle superiori, perché sicuramente avrete o tecnica o arte, o almeno penso, cioè ad esempio io ho arte, vi diranno sicuramente di comprare del materiale per le ore di pratica, ad esempio squadre, cartelline, e io vi consiglio appunto di segnare tutto nel minimo dettaglio in base a come ve lo dicono, magari fogli squadrati, non riquadrati, più doppi, meno doppi, insomma scrivetevi tutto in modo da non creare incomprensione e di arrivare a scuola con tutto l'occorrente. E niente, io appunto spero di avervi detto tutto, perché veramente ci sono 150 miliardi di gradi in questa stanza, non sto più respirando tra un po', e quindi niente, fatemi appunto sapere se questo video vi può essere utile. Io magari in questi giorni su Instagram, se ancora non mi seguite, vi lascio qui il nome di Instagram e qui quello di TikTok, andatemi a seguire. Comunque, se appunto ancora non mi seguite, andatemi a seguire, perché lì può essere che pubblicherò appunto un, come si chiama? Domandometro? Vabbè, un box appunto delle domande in cui vi chiederò domande appunto del tema back to school. E niente, detto già, questo video è finito, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!